Dopo i gamberi alla catalana che abbiamo visto nell'ultima ricetta, oggi faremo un altro piatto freddo e sarà un'insalata di pollo. Di base sarà classica, però io ci aggiungerò qualche cosa di mio, perché la farò veramente colorata, profumata e gustosa. E allora seguitemi. Per fare l'insalata di pollo io utilizzerò le sopraccosce di pollo. Perché? Perché per fare l'insalata di pollo si possono utilizzare diverse cotture. Si può utilizzare la cottura della bollitura, per esempio, oppure alla piastra, oppure in padella o al forno. Io oggi, per fare prima, utilizzerò la friggitrice d'aria. Allora, per prima cosa io vado a pulire le sopraccosce di pollo. Tolgo per esempio la pelle che è in eccesso. Qualche piccolo scarto di grasso. Ecco qua, anche questa è bella pulita. Proseguiamo così per tutte le altre. Una volta che abbiamo pulito bene le sopraccosce, adesso le andremo a marinare. Perché? Perché faremo rendere la carne molto più morbida, in modo tale che anche una volta cotta, che sia in forno, che sia alla piastra, che sia nella friggitrice d'aria, comunque mi rimane più succosa. Allora, cosa facciamo? Mettiamo le sopraccosce all'interno di una bowl, bella capiente, e ci andiamo a mettere un pochino d'olio, un pochino di succo di limone. Poi io ho fatto un mix di spezie. Io vi darò gli esatti pesi degli ingredienti che ho messo all'interno di questo mix di spezie, che poi ho frullato tutto insieme. Ho preso sale, pepe, zucchero, timo, origano, rosmarino e un pizzico di aglio in polvere. Ora l'andiamo a mettere sulle sopraccosce. Intanto cominciamo a mescolare queste prime tre per farle insaporire bene. E ora prendiamo le altre tre. Sempre un filo d'olio, il succo del limone rimasto e poi questo mix di spezie che vi ho detto prima. E andiamo di nuovo a mescolare. Ecco fatto. Fatta la marinatura, adesso lo andremo a chiudere e lo facciamo riposare per almeno una mezz'oretta, tre quarti d'ora all'interno del frigorifero. Passato il tempo della marinatura, adesso proseguiamo invece con la cottura. Allora, andiamo a aprire la nostra ciotola. Prendiamo il cestello della friggitrice d'aria e ci mettiamo dentro no le nostre sopraccosce belle morbide e marinate. Poi filtriamo in un colino la marinatura che abbiamo utilizzato. E andiamo a cuocere le sopraccosce a 200 gradi per 20 minuti. A metà cottura le giriamo. Allora, abbiamo cotto il pollo, adesso lo lasciamo raffreddare per bene. Guardate com'è venuto, è venuto veramente benissimo, è perfetto. Adesso ci occuperemo invece delle verdure. Utilizzeremo diverse verdure, però poi voi le potete cambiare come desiderate o a seconda di quello che avete in casa. Allora, io andrò a mettere di nuovo i datterini che avevo comprato già per la volta scorsa per quello che riguarda i gamberi alla catalana. Una carota, un po' di sedano, delle olive denocciolate, dei cetriolini, però quelli in agrodolce e non quelli sott'aceto, e poi del mais. Ecco qua, abbiamo affettato le nostre verdure e adesso cominciamo a spolpare il pollo e poi fare l'insalata. Lo sfilacciamo intanto con le mani e poi dopo, con l'aiuto di un coltello, lo facciamo a strisce. Bene, fatto questo passaggio, adesso non ci rimane solo che fare l'insalata. Io utilizzerò come insalata un'insalata mista tipo spinacino, insalata lollo, insalata riccia e un pochino di basilico e un pochino di songino. Eccola qua. Ci aggiungiamo le carote,
il mais, i pomodorini con il sedano e andiamo a condire il tutto con un pochino d'olio e il sale. E ora diamo una bella mescolata. Poi mettiamo le nostre olive denocciolate e infine i cetrioli in agrodolce e mescoliamo ancora. Ora finalmente possiamo aggiungere il nostro pollo. Adesso dovrei dire che la ricetta è finita, però non mi soddisfa ancora, perché la possiamo benissimo mangiare così ed è molto leggera, perché qui abbiamo messo soltanto l'olio e basta. Però io volevo fare una salsa d'accompagnamento, ma continuando a fare una cosa leggera, e quindi la farò con lo yogurt. Allora, per fare la nostra salsa allo yogurt, chiaramente abbiamo bisogno dello yogurt greco, un paio di cucchiai di succo di limone, del prezzemolo tritato, dell'erba cipollina tritata, un po' di sale e poi della senape dolce, se l'avete, se no potete utilizzare anche quella piccante, però è meglio perché manteniamo un gusto un pochino più delicato. Andiamo a mettere il succo del limone, giusto una piccola mescolata, il nostro prezzemolo, la nostra erba cipollina, un cucchiaio di senape dolce e poi ma un pizzico di sale, non molto. La salsa è pronta. Bene, questa è la mia versione dell'insalata di pollo estiva. Spero che vi piaccia e se la provate e vi è piaciuta fatemelo sapere nei commenti, altrimenti se avete bisogno di qualsiasi suggerimento o delucidazioni voi scrivetelo nei commenti, come sapete io rispondo sempre a tutti. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo al prossimo video. Bacioni!